Napoli, quartiere di Fuorigrotta. Questo è Viale Augusto. All'inizio e alla fine di questo lungo viale alberato che porta allo stadio ci sono due stazioni completamente abbandonate. Luglio 2017. Io sto in casa a Fuorigrotta e volesse una risposta. Per piacere, se qualcuno di voi osamo dicesse sotto Viale Augusto, che c'è stato? Questo è il testo di un brano blues che fa parte del musical di Joe Cernotaro, del 92. Amici, corre voce che una delle ultime poesie che voi avete dato a vostro nipote Joe per essere musicata abbia, congiuntivo, un titolo sibillino, sotto Viale Augusto che c'è sta. Cioè, in italiano, sotto Viale Augusto, che cosa c'è? Come da tu, siamo alle dolenti note. Voi ci siete passati ultimamente per Viale Augusto. Viale Augusto è quel bellissimo viale con le palme che comincia dalla grotta di Margellina e arriva fino allo stadio San Paolo, è così? Esattamente, non offendendo, era un bel viale. Ma a Viale Augusto che cosa è successo di così eclatante, di così importante? Dammi chitarra e una delle vostre poesie. Mio nonno mi ha consigliato un'altra poesia, ma c'è un titolo strano. Si chiama Sotto Viale Augusto, qui ci sta. Io non so anni che manco da Napoli. Ma che è successo in Viale Augusto? Giù, il solito coso di Napoli. Stanno facendo una linea sotterranea ferroviaria, che sa, c'è un tram sprint, una cosa è chista. Che c'è sta sotto Viale Augusto? Ci stanno le tracce dei ladri. Le tracce dei ladri? Perché praticamente che là non si poteva la torretta passare, lo si sa dal secolo scorso. Perché mio nonno costruì un palazzo e ascende l'acqua sotto. Quindi lo sapeva mio nonno, ne aveva sapere pure là. Invece per rintascare, le tasche non mi tengo, meglio. Quindi voi non mi sapete dire sotto Viale Augusto che c'è sta? No. L'idea dovrebbe essere... Questa è la stazione dell'LTR di Viale Augusto, o meglio, quello che resta della stazione. E in effetti è una truffa. Vi ricordate quel film in cui Totò riesce a vendere a uno sprovveduto finanche la Fontana di Trevi? E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Un gruppo di imbroglioni si inventò questa linea cosiddetta veloce, sotto Viale Augusto. Miliardi sprecati per una linea che non serviva a niente, tant'è vero che non è mai entrata in funzione. Ha funzionato per un però, giorno solo. Vedete, nel film di Totò è fantasia, qui invece è tutto vero. Questa stazione è vera, esiste veramente. Furono spese, mi ricordo, diversi miliardi, decine di miliardi, e come può vedere adesso è tutto sprangato. Lo ricordo ancora perché fu una cosa eccezionale. Questa linea veloce fu
fu inaugurata dopo appunto mesi e mesi di grandi lavori, blocchi stradali, via l'Augusto bloccato, fuori grotta nel casino più impossibile. La linea io la conosco, ci sono stato sinceramente da cittadino dell'area Flegrea, il trenino lo voglio ancora. Il nostro trenino, sì sì, che piangeva perché era costretto a rimanere lì fermo, sottoterra, al buio, senza la possibilità di fare il suo dovere. Signorina, dico io, benedetta signorina, lei è tanto brava come insegnante, ma benedetto Dio, non si può sempre insegnare ai bambini queste stupidette qui. Il trenino, stiamo a fare una gamba così a sti bambini del trenino, i bambini che hanno bisogno di un altro tipo di educazione, un altro tipo di insegnamento, le cose didattiche che non sono nel trenino, che ci mettiamo una gamba ai bambini, i vagoni, sempre sto trenino, io mi sono stanchetto. Il trenino non c'è, non esiste, va bene. Sì, vabbè, ma che gli racconto i bambini? Ci racconti le cose più utili. Noi ragazzini ci dobbiamo insegnare le cose belle. Non sempre questo maledetto Viale Augusto, che ci sta sotto Viale Augusto, che ci sta sotto Viale Augusto. È mancanza di gusto. Che ce ne fotte ai bambini sapere che c'è sotto Viale Augusto? Poi noi nel 98 coprimmo con un lenzuolo un embrione di stazione. Un piccolo catafalco fatiscente che doveva essere la stazione di ingresso alla metropolitana. Sono napoletano, amo Napoli e tutto quello che sto per dire ha un unico obiettivo, quello di essere propositivo nei confronti della mia città e del sud. Ci troviamo a Viale Augusto, a pochi centinaia di metri dallo Stadio San Paolo, e quello che vedete alle mie spalle non è un rudere della Seconda Guerra Mondiale, ma è quello che resta di una struttura in acciaio e vetro che doveva essere l'ingresso a una stazione di una linea metropolitana che è proprio qui sotto Viale Augusto. Una linea costruita, costata 1.000 miliardi e mai inaugurata. Noi adesso copriremo questo catafalco con un telone. Però non sarà certo coprendolo, nascondendolo che risolveremo il problema, anzi, il nostro obiettivo è di evidenziare il problema. Era chiaramente una provocazione donchisciottesca. Altrettanto donchisciottesco è adesso questa ennesima denuncia. Questa è una stazione vera, che comunque si deteriora giorno per giorno. Dentro c'è tutto. Mancano i treni e i viaggiatori. È diventato un totem, è diventato l'emblema di una comunità sconfitta, perdente, fatalista. Io non ci sto, per cui donchisciottescamente continuo a chiedervi, sotto Viale Augusto che c'è sta? È la città più bella del mondo, ma è piena di problemi, piena di paradossi. Comunque è il territorio ideale per girarci un film. Infatti qualche anno fa girai un film ambientato a Napoli, la storia di questo ragazzino che per fare esperienze di blues va in America, poi torna a Napoli e scopre che i suoi amici musicisti per sbarcare il lunario sono ai matrimoni, rimette insieme la band e ha bisogno di testi per le sue frasi blues. Scopre che il nonno ha messo da parte delle poesie. Il nonno gli confida che queste poesie gliele ha dette in sogno il grande maestro. Per girare questo film chiamai Renzo Arbore e Lino Banfi, oltre che Lina Polito, Peppe Lanzetta. Renzo Arbore è nella parte dell'arguto, documentato e ironico intervistatore del nonno. E Lino Banfi nella parte del preside di questa scuola di Viale Augusto, dove ne succedono di tutti i colori. Eh sì, in questo film io faccio la parte di Joe, appunto con Pizzetto, Baffi, i capelli lunghi, e anche la parte del nonno. E il trucco lì era abbastanza complicato, almeno un paio d'ore di trucco. E mi ricordo che feci fatica a convincere mia mamma che io facevo la parte di questo Joe Sarnataro. Ero irriconoscibile per lei. Alla fine la convinsi, però non riuscii mai a convincere mia mamma che io facevo anche la parte del nonno. Ma che canale è?